cane in giardino. Ci fosse qualcuno che mi aiuta. Pronto! Venite! Buongiorno, mamma. La volta prossima che volete fare colazione in giardino, venite giù voi la mattina, però. E gli altri? Adesso arrivano, si stavano vestendo. Buongiorno, mamma. Caffè, ok. Daniele! Dai! Scusate tu, mamma. Secondo te? L'ha fatta la zia. Sembrava troppo bella. Allora oggi cosa fate? Io ultima in classe. Interrogazione in storia. E tu, Daniele? Niente, ma dove sono le ciliegie? Quali ciliegie? Le ciliegie? Quelle lessivizzate? No. Stai scherzando? No, no, le ciliegie. Se non ci sono più gli alberi, che ciliegie ci devono essere? Tutto, ma le ciliegie, voglio le ciliegie. Quelle liofilizzate? No. No. Glielo spiegate voi. Le ciliegie non esistono più, perché gli alberi non ci sono più. Dai, tieni un pezzo di torta. Ho detto che voglio le ciliegie. E ma quali ciliegie? Dai! Ma allora me le vado a cercare io. Ma dove vai? No, me le vado a cercare io. È impazzito. Ma cavolo. L'unica ciliegia in tutto l'anno, non si può. Aveva ragione mia madre. Non si può. Scusi. Scusi. Che cazzo vuoi? Chi è lei? Vuoi da accendere? No. Chi è lei? Io sono il proprietario. Qua devo tagliare tutto adesso. Ma cosa vuole tagliare questo qua al campo di mio papà? Cosa vuole fare? Se ne vada, per piacere, se ne vada. Tu chi sei? Io sono il figlio del proprietario. Ex proprietario. No, figliuolo. Del proprietario. Vai, mi mettere vai, le mani vai, che dopo qua non facciamo sono un bel po' di mini venga giù le mani. Ma cosa mini appartamenti, cosa? Cioè dove può andare lei i suoi appartamenti? Ma non glielo dico perché sono educato. Ehi. E cosa? Stai calmo. Tenga giù le mani. Vai. Tenga giù le mani e non indichi le persone. Vai a comprarti la frutta al supermercato. E le tenga giù le mani. E le tue tazzate. Capito. Vai fuori dalle balle, vai. Ma e lei comunque qua non venderà nulla, capito? E non le farò neanche costruire. Ora che cazzo faccio? Che cazzo faccio? Ah! Rispondi. Zero soldi, zero tutto, zero. Grazie a Dio. Sono rimasto a piedi. È la prima persona che vedo lei, dopo un'ora non. E che? Sono venuto scappare via dalla mia vita solida, dalla mia solita vita, guarda, non ho più niente, zero soldi, zero gasolio, zero tutto, non ho più niente. Tutto, ascolta. Per favore, non è che mi può aiutare in qualche maniera, per favore, non so cosa fare, non so. Non so niente, non so dove sono. Che dom dove porta a tempo del gasolio, dai. Dai, non so come ringraziarla. Della gasolio automatico. Sì, gasolio. Grazie mille. Fare la sua e con me, dai. Va bene. Si pude d'erbero o no? Sta calmo, proprio per me. Sono un po' agitato. Sei agitato. Ah.
venirti. Io arrivo da Bergamo. Bergamo? Bergamo. Sì, eh. Sicuro? No, no, le hotta, le hotta. Come si chiama te? Io mi chiamo Michael. Michael, piacere. Paolo. Ah, sono venuto a scappare, basta. Non, basta. Non è più la mia vita la città. Vita cammina, vita cammina con la Muruso. Sì, ma la prima cosa è lei, quella che rompe più le palle. La Fanese passa in cassina un attimo. Vai tranquillo. Ah. Vai tranquillo, grazie mille. Casomai da domenica un po' del gasolio. Ah. No, perché c'ho qualche spicciolo in tasca, ma non. Lei è che sono da venire qui. Grazie mille, ma troppo gentile. Questa qua è la sua cascina, la sua tenda? No, la mela del re. Però... Ma qua dove siamo? Di precisione? No, no, col cane. Che insomma, gli usvegi. Aspetta che... Orzi vecchi. Provincia di Brescia. Aspetta che passa a giro perché è del brutto la strada. Come al giro, no? Ci vedo ancora una volta, sarà la seconda volta in questo posto. Mi sono perso. Guardi la sfiga. La sfiga, che i navigatori, tutte quelle robe del moderno. No, c'ho in tasca l'iPod che non funzionano, guarda. L'iPod. Strozzata. Che la cartina. No, che di gomme. Ciao ragazza. Sua figlia? È una sì. Evitare il soffocamento. Tira. Buona. Tira.